E-Gay Sports. It's in the gay. Ragazzi, bentornati su FIFA 23, questa è la carriera con l'Andorra. Siamo al secondo episodio, abbiamo iniziato la stagione nell'episodio scorso, carriera che durerà una stagione singola perché poi dall'estate 2023, fittizia nella carriera, passeremo come detto su eSports FC 24. In questo episodio, ragazzi, giocheremo i mesi di ottobre, novembre e dicembre, saranno un sacco di partite. Abbiamo chiuso lo scorso episodio in vetta alla classifica della Serie B spagnola, ma passiamo su FIFA. Partiamo subito, ragazzi, con una bella sfida contro il Levante. Piove in Spagna, siamo allo stadio Ciutat de Valencia, perché il Levante è l'altra squadra di Valencia, ovviamente giocando in Serie B è un pochino meno forte storicamente, anche se Valencia ultimamente ha passato diversi periodi bui. E oggi, ragazzi, match di tutto rispetto. Qua dentro questo è gol, ragazzi. Bene tutto da un disimpegno fallito, attaccavano in quattro, sbaglia il rinvio il mio difensore e la palla va in porta. Partita molto combattuta, ma non siamo riusciti a sfondare per ora. Lanes, Bakis, è buona fuori gioco, non ci voglio credere, non è buona. Ragazzi, hanno sempre palla loro. Hanno sempre palla loro. Guardate qua, ragazzi, hanno sempre palla loro. Il primo episodio di ogni carriera me lo toppate sempre. Me lo toppate sempre. Il primo episodio, ragazzi, è sempre... Anzi, la prima partita di ogni episodio è sempre una sconfitta, ragazzi. È sistematica la cosa. Non lo so cosa ci abbia questo gioco, ma la prima partita è sempre matematicamente una sconfitta. Ho rinviato la palla tipo 4 volte dalla difesa e l'hanno presa sempre loro. In un modo o nell'altro gli arrivava sempre la palla. E finisce qua. Bruttissima partita, la peggiore in campionato. Arriva la prima sconfitta stagionale. Non volevo arrivasse così, non volevo arrivasse così fuori casa, ragazzi. Però è sempre, anche l'episodio scorso, la prima partita che andiamo a giocare, è sempre la solita storia. Non capisco. In ogni carriera, ragazzi. E siamo scivolati in seconda posizione. Non che la cosa ci preoccupi, ragazzi, perché siamo a meno uno dalla prima. Giochiamo contro la seconda squadra del Villarreal, ragazzi. Sono 21esimi, hanno 5 punti. Qua non ve lo chiedo nemmeno. Tra l'altro Caballero è pure in nazionale. Dobbiamo trovarci un altro difensore che è Marmol, che non ci fa inserire. Bellissimo, benissimo, grazie. Giochiamo in casa contro il Villarreal B. Vabbè, ragazzi, per la squadra che abbiamo stiamo facendo un campionato anche piuttosto eclatante, quindi una sconfitta ci sta. Però, ragazzi, è una cosa bruttissima. La prima partita, ragazzi, è sempre una sconfitta. Io, boh, non capisco. Il clean sheet comincia a arrivare dalla quarta, quinta partita. E tanto adesso ne prendiamo già un altro kickoff glitch, ragazzi. Assurdo, assurdo. 3 gol subiti, 0 fatti. Kickoff glitch nudo e crudo, non ho toccato palla. Attenzione, c'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore per l'Andorra. È abbastanza netto, ragazzi, è abbastanza netto. Primo rigore di questa carriera, fate voi. Non so neanche chi lo batte Bakis? No, lo batte Pereira, anche se ha 72 rigori. Ha tutto il resto. A destra. Precisissimo, ragazzi. Il pareggio dell'Andorra, primo gol di questo episodio. Lo segna, ovviamente, il tucumano Pereira, specialista dei rigori. Ora non so se Udine li tirasse lui o forse no, De Lofeo li tira rigori a Udine. Però insomma è sempre stato uno che nei calci piazzati ha sempre saputo dire la sua. E c'è il gol del pareggio del nostro giocatore più forte della squadra, ma proprio per distacco. Albains. La palla dentro per Bakis. Altro gol di Bakis. Ormai, ragazzi, ci siamo abituati. 2-1 Andorra.
l'assist dell'esterno sinistro per l'attaccante turco per il gol del 2-1, ribaltamento, ma non restituito il Kiko Flitch, quindi io sono contento così. Bakis, Albains, dentro la palla ancora per Bakis, che segna un gol uguale a quello precedente, sempre di sinistro, sempre sotto porta. Questa volta l'assist è dello Zar Ivanov ed è 3-1. Ragazzi, Kiko Flitch e, ripeto, penultimi in classifica, se permettete, va bene anche così. Albains, carica il power shot, un altro gol di sinistro, 4-1 per l'Andorra, ragazzi. Villarreal annientato, il sinistro di power shot fulmina il portiere dei sottomarini gialli, o del sottomarino giallo, come si chiama la squadra B ovviamente, perché la squadra A vincerebbero loro 4-1 in questo momento. Ivanov dentro per Diego Lainez, è una sfiga sto ragazzo, raga, assolutamente grossa, traversa, botta sicura. Finisce qui, ragazzi, 4-1, non mi ha dato tempo di fare cambi perché tipo il gioco è stato 30 minuti ininterrotto. Ribaltiamo l'iniziale vantaggio del Villarreal B, ragazzi, però comunque ricordo che sono tipo penultimo in classifica, quindi questo è il risultato che a noi ci va benissimo. 6-5, tra l'altro forse un altro gol o due potevano anche farli, ma noi siamo contenti così e proseguiamo, ragazzi, la nostra cavalcata verso la promozione. Offerta dal Canada, rifiuto in tronco, raga. Prossima partita, ragazzi, giochiamo contro l'Ibiza. Questa non è Ibiza. E io, ragazzi, un Mike Zack titolare non me lo toglie nessuno. E da notare che l'UD Ibiza ha come difensore centrale Ibiza. Non fa una piega. E giochiamo fuori casa, ma questa volta lo stadio è generico, anche perché non mi aspettavo che l'Ibiza avesse uno stadio loro su FIFA licenziato praticamente. Pereira da fuori! L'ha già fatto! E l'ha rifatto! Roberto Pereira, il tucumano! La pianta dove volano le aquile! Toglie le ragnatele dallo spigolo della porta, ragazzi! 115 km orari! La palla che si inzacca alle spalle del portiere. Mike Zack dentro per Bakis! E chi se no? Assist di Mike Zack, 2-0 per l'Andorra. Bakis, terzo gol in due partite, senza contare tutti quelli prima. Mi piacerebbe veramente sapere quanti gol ha fatto stagionali, ma io credo veramente sia il capocannoniere, ma per enorme distacco, assolutamente. Considerato che non abbiamo altre coppe, secondo me già a 10 gol stagionali lo è. Pereira, Mike Zack, arriva il 3-0 in 35 minuti dell'Andorra Ibiza. Non è che mi aspettassi tanto dall'Ibiza, sinceramente. Vi ricordo che nel mondo del calcio reale è retrocesso l'anno scorso in Serie C spagnola, quindi sicuramente incontreremo avversari più facili da battere. Però questo mi permette di far giocare il secondo tempo alle seconde linee, il che non è male. Ivanov che lo fa tentare, Ivanov, lo Zar, 4-0 Andorra, lo Zar Ivanov. Vabbè, non è che fosse in buone condizioni prima l'Ibiza, adesso men che mai, anche lo Zar Ivanov sull'assist, su doppio assist di Mike Zack, che tra l'altro vi ricordo ha anche fatto gol prima. Mike Zack dentro, il tucumano per la doppietta, 5-0 all'Ibiza. Questa partita, ragazzi, sta diventando veramente una cosa senza senso. Squadra veramente demolita, sti poveracci. Finisce qua, ragazzi, 5-0 all'Ibiza, manita. Ibiza annientato a casa loro e si sono svuotati gli spalti anche dei tifosi della squadra che hanno vinto. Spiazze per Daniel Fusato, portiere dell'Ibiza, ex Roma. E due partite, ragazzi, dove abbiamo segnato veramente una valanga di gol. 9 gol in due partite. La prima partita abbiamo arrancato un botto. Stranissima sta cosa. E veramente qua deve essere il gioco, per forza, perché sennò non si spiega.
Comunque 8-8. Tra l'altro 8-8, quindi una partita anche, direi, abbastanza combattuta. Ci ha voluto bene il gioco, dai. Ed è arrivato il momento di giocare contro il nono in classifica, il Lugo. E noi, nonostante tutto, ragazzi, siamo sempre secondi. Nonostante siamo di gran lunga il miglior attacco, perché abbiamo 33 gol all'attivo più 23 di differenza reti, ma con un punto in più c'è sempre sopra il Mirandes, che però ha una partita in più. Attenzione, attenzione, perché questa vittoria potrebbe proiettarci ben ben in alto. Ovviamente la partita va vinta, cioè non è che... E giochiamo, ragazzi, in casa di sera contro il Sede Lugo. Vediamo come va a finire. Lines, che la dà involontariamente a Bakis. Bakis di destro a giro, non so che tiro abbia fatto, ma porta in vantaggio l'Andorra contro il Lugo. 1-0, sempre l'attaccante turco, che non si schioda dall'overall 68, ragazzi. C'è, stranissima questa cosa, segna un botto di gol, ma non si schioda di lì. E là, se no, che gol ha fatto, ragazzi? Ma non si può prendere gol sul primo palo, dai, raga. Lo sapevo. Albains calcia a sinistro e col kick off glitch rimette tutto in piedi Albains. L'esterno sinistro, anche lui, ragazzi, secondo me si sta avvicinando ai 10 gol stagionali, perché segna un botto. Quampe dentro per Erasen, anzi Drissa, 2-2. Hanno fatto due tiri, due gol. Non capisco. Vabbè, sempre meglio pareggiare che perdere, per carità. Va bene, ragazzi, 2-2, agganciamo la squadra che era prima in classifica, che non era la Spalmas. La agganciamo in vetta a 22 punti. Ragazzi, ogni tanto un passo falso ci sta, dai, abbiamo vinto 4-1 e 5-0. Cioè, va bene. Tocca contro un'altra squadra super esotica che avrei voluto prendere per giocare questa carriera, ed è il Tenerife. Intanto il nostro terzino sinistro Johnston sale a 65 e Dilanessa a 75, l'avevo già detto, credo. Comunque, andiamocela a giocare. Altra partita che giochiamo in casa nel nostro stadietto molto molto umile. Diego Lines. Il palo. Eroraccio, gol. Ragazzi, a me non mi capitano mai queste situazioni così. Davanti il portiere da soli, questi rimpalli che fanno 880. Guardate qua, guardate il replay, no? Cioè, ma vabbè, non mi capitano mai. Non mi capitano mai. Ivanov col kick off glitch, la pareggia, lo zar macedone manda un bacio a tutti e pareggia una partita che modestamente meritavamo di pareggiare. Albains, che visione per Ivanov in fuorigioco, però si dispera lo zar macedone. Mike Zach dentro, Ivanov che ha ammonito, Ivanov al 90esimo la risolve con la doppietta, lo zar di Macedonia, 2-1, assist di Mike Zach che ho messo adesso, ripaga ogni sforzo, ogni intuizione, ogni cosa, Mike Zach per l'altro giocatore ridefinito. Finisce 2-1 il mega ribaltone. In realtà non è un ribaltone, perché avevano pareggiato tipo, e poi abbiamo chiuso noi la partita al 90esimo con la rete di Ivanov, anzi con le reti di Ivanov, perché due tiri, due gol, 100% di prolificità di questo, secondo me, giocatore che può diventare fortissimo, ragazzi. 65-20 anni, ma secondo me diventa un bel fenomeno. E subito dopo, ragazzi, scontro di alta classifica, perché abbiamo il Mirandes. Questa vittoria ci ha permesso di partire in fuga in prima posizione, 37 gol all'attivo, 13 al passivo, che sono comunque tantini. Non siamo la miglior difesa, siamo sicuramente il miglior attacco e la miglior differenza reti. E per questa partita, a sorpresa, Mark Zach e Ivanov titolari.
giochiamo fuori casa, ma alla fine allo stesso stadio di sempre, perché sono stati del cazzo. E anche il Milanese ci propone lo stesso stadio che usiamo noi come stadio di casa. Vabbè, l'importante è giocare e vincere. Al Baines! L'apre subito lui! Con un destro nell'angolino che non è neanche il suo piede, credo, il destro. Io ci gioco una carta che non è il suo piede, ragazzi. Ma invece è il destro, sì. Nico Serrano. Per il gol più immeritato della storia del calcio. Prima volta che entrano in area, dopo 27 minuti li abbiamo massacrati di tiri. Pareggio. A volte nella vita ci sono cose immeritate. E questa è una di quelle. Diego Lainez dentro. Per Roberto Pereira! La rimette subito in piedi l'Andorra. Roberto Pereira, terzo gol in questo episodio. Vabbè ragazzi, quando tiri con Pereira da quelle posizioni in Serie B spagnola, il gol è quasi d'obbligo. Finalmente assist di Diego Lainez, che poveraccio è così forte, ma cacato lì sulla destra fa veramente poco. Diego Lainez dietro per Mike Zach, la palla rimane lì al Baines palo. Sfiga. Farrell, buona, dentro per Ivanov, 3-1. Gol fondamentale dello Zar Macedone per mettere la partita al sicuro. Eravamo molto 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 in rischio. E qua Ivanov la risolve. E adesso possiamo anche fare Tarebakis. Finisce qui ragazzi, 3-1 contro il Mirandes, che abbiamo veramente preso a pallate ragazzi, perché abbiamo veramente, abbiamo giocato solo noi, hanno trovato un gol alla prima azione, forse anche l'unica della partita. Al Baines, Roberto Pereira e lo Zar Vasco Ivanov, lo Zar Macedone, decidono la partita contro il Mirandes, che insomma era uno scontro diretto, possiamo definirlo, 12 tiri a 2 raga, ma di che vogliamo parlare? Attenzione perché c'è un Sammy Randanovic selvaggio svincolato. A me potrebbe tentare, sapete? Io quasi quasi lo vado a ingaggiare, ragazzi. Dai, 2 anni di contratto, dai. Yes! Chiedergli lo stipendio e lo andiamo a prendere. Sammy Randanovic, raga. Che bello! Che belli sti cheat. E lui è un 81, andrebbe a fare il titolare, per forza. E allora Bull va in panchina al posto di Lisoyan. E ci andiamo a giocare ragazzi contro gli undicesimi in classifica del Racing. Hanno 17 punti, esordio per Sammy Randanovic. Altro match in casa in questo episodio ragazzi, saranno 6 partite a ottobre, 5 a novembre e 4 a dicembre. Minchia, non ho mai messo 15 partite in un episodio. Attenzione a Bakis, furbissimo Bakis, spacca la porta, vantaggio dell'Andorra. Oh, segno sempre sul finire delle canzoni, è incredibile, non capisco come sia possibile sta cosa. Ma cosa? Fuori gioco, meno male Andanovic, raga, oh, Samir, Pereira, Ivanov, dietro, Diego Lainez, ce l'ha fatta ragazzi, dopo tipo 3-4 pali colpiti, Diego Lainez ce l'ha fatta a segnare un cazzo di gol, lo pianta lì nell'angolino di potenza, 2-0 per l'Andorra. Finisce 2-0, partita veramente senza pretese, dominata, controllata, clean sheet. Manteniamo il nostro primo posto in classifica, esordio per Andanovic con clean sheet, il che a noi ci va assolutamente più che bene. E la prima delle 5 partite di novembre se n'è andata. 7 tiri a 0, dai. Prossima partita ragazzi contro il Burgos. E voglio Mike Zach titolare ragazzi. Giochiamocela. Uno stadio che per ora non abbiamo ancora toccato. Sembra uno stadio molto inglese questo. Vediamo che sorpresina ci stanno preparando. Mike Zach. Ancora lì. Albanis. Per il gol di Diego
Diego Lainez! Al volo! L'1-0 dell'Andorra! Che gol di Diego Lainez! La alza Albanis! E lui, al volo, trasforma in oro l'assist del compagno. Albanis dentro! Per Bakis! Mike Zach rimane lì! Lainez rimette dentro per Mike Zach! E c'è il 2-0 dell'Andorra! Mike Zach, ancora un gol su una palla volante! Questa volta ad alzarla è l'autore dell'1-0, ovvero Diego Lainez. Doppio colpo di testa di Mike Zach, che alla seconda non fallisce e insacca il gol del 2-0. Bella questa palla dentro come il destro di Bakis. 3-0 al 64esimo. Chiude la partita l'Andorra. C'è il gol anche del capocannoniere turco Bakis. Roberto Pereira, Ivanov per Mike Zach. La doppietta di Mike Zach fissa il risultato su 4-0. Distrutto il Burgos, ragazzi. Intanto si è entrato Ivanov per Bakis. Poca differenza, perché comunque si segna lo stesso. Finisce 4-0, ragazzi. Burgos disintegrato. Vedo un Pirlo che sapete che lui non sorride mai, ma in realtà dentro di sé è contento. Mi aspettavo una vittoria, ma non così schiacciante, a dirla tutta. Grandissima prova di Mike Zach, che mando titolare e ripaga con ben 2 gol. Complimenti. Offerta per diventare allenatore del Qatar. Ma dai, su, non prendiamoci in giro. Andiamo avanti, ragazzi. Andorra contro Eibar, 12 novembre 2022, giochiamo alle ore 18 sotto la pioggia. E che un'altra partita in casa abbia inizio. Pereira, bello per Ivanov, lo zar va col power. Dai, frate, dai. Ma che schifo è? Albanis dentro per il gol di Ivanov. Si riscatta dall'errore di prima. Lo zar di Macedonia. 1-0. E apriamo così le marcature contro l'Eibar. Attenzione, c'è il gol del pareggio. Stoichkov. Stavano premendo da un bel po'. Non ci si può far niente. Metto Bundu per Albanis. Vediamo cosa succede. Stavano pressando da più minuti e hanno trovato alla fine il buco per fare gol. Assolutamente meritato. Roberto Pereira. Il destro! Roberto Pereira! Il tucumano! Una palla recuperata a centrocampo da Farrell. Assist del polacco Mike Zach. Si gira, salta il difensore e la pianta nell'angolino. Il tiro è praticamente la parte più semplice del tutto e lui non la sbaglia. Mike Zach per Farrell. Ti meriti il gol, Farrell. Il nord irlandese chiude così la partita all'87esimo. 3-1 per l'Andorra, dopo aver subito il pareggio dell'Eibar. Ci pensano Roberto Pereira e Farrell, i due centrocampisti centrali, a chiudere definitivamente tutto. Un mezzo cost to cost e la paura passa. Finisce 3-1. Ivanov, Roberto Pereira e Alan Farrell. Distrutto l'Eibar, che comunque è stato in partita fino all'80esimo buono. Poi dopo cade sotto le armi targate Andorra. Altri 3 punti in saccoccia. Abbiamo trovato un attaccante 70 che però è stato ingacciato dal Real Cordoba. Che smacco. C'è un difensore centrale 67 che io andrei a contattare. 5 anni, 20 anni, 67 secondo me può fare benissimo. Nessuna clausola. Chiede 2000, va bene così. Cazzo, l'attaccante 70 faceva troppo comodo. Nel periodo di scouting l'hanno ingaggiato. Vaffanculo. Io, sapete cosa? Lo voglio al posto di Allende. Sì, sono un pazzo. Pazzo per Gesù, ma ce lo voglio.
Da notare che Barrera e Caballero, i due difensori centrali, sono alti uguali, 1,88 m per 79 kg. Poi FIFA non fa i giocatori con lo stampino, no. Comunque Real Saragozza, Andorra, andiamocela subito a giocare. Hanno Calamandanovic 80, no. El Libertador, altra partita di Serie B spagnola, Saragozza contro Andorra. Dentro c'è il gol di Giuliano. Gran bel gol. Gol del Real Saragozza, che finora non ci ha permesso di superare la metà campo. Tuffo di testa, difesa veramente a fanculo. E c'è il gol del Saragozza. Che c'è da fare? Bakis dentro. Ivanov, lo zar, il pareggio. Avevamo cominciato ad alzare il pressing ed ha ripagato col pareggio dello zar. 1-1. Albenz, Ivanov dentro, fuori gioco. Fuori gioco, ragazzi. L'ho visto, era fuori gioco di Anes. Peccatissimo. Finisce 1-1, ragazzi, peccato. Peccatissimo, perché nel secondo tempo abbiamo sprecato un casino di occasioni. Ciò però non basta, a volte va buttata dentro e non lo abbiamo fatto. 7 tiri a 6, pareggio. Andorra contro Las Palmas, ragazzi, siamo primi a +1. Quindi tipo scontro di altissima classifica, attenzione, potrebbe riservare sorprese. Hanno riuppato Andanovic 81, bellissimo. Sto gioco è bellissimo, ragazzi. Albanis, l'appoggio in rete al 74esimo, sblocca la sfida l'Andorra con l'esterno sinistro greco che appoggia pianissimo il pallone in rete, si beve tutta la difesa e segna così il gol del vantaggio. Calcio d'angolo. Magza! E la chiude lui al volo. Ragazzi, sta segnando un botto sto ragazzo. La chiude lui al volo. La sfida contro i secondi in classifica. E saremo primi a +4 così. Distrutti giocatori, tifosi della Spalmas. La rimettere dentro Arion Ibrahimovic, che così firma l'assist. E c'è il gol del polacco Magzak. E termina 2-0. Anche l'assist di Arion Ibrahimovic nel finale. Grandissima prestazione, ragazzi, di questa Andorra, inarrestabile. Un altro clean sheet. Alavés contro Andorra, altro scontro di alta classifica, perché Alavés, ragazzi, è quarto. E giochiamo fuori casa allo stadio de Medizorrosa, stadio con licenza tra l'altro. Che bello quando giochi un campionato farcito di stadi con licenza, ragazzi, è bellissimo. Poi su stadio, oh, sti cazzi, tanta roba. E torniamo a giocare dopo parecchie partite con la maglia rossa, veramente tante. Credo che su eSports FC 24 la maglia trasferta dell'Andorra sia, se non vado errato, gialla. Peccato, questa era molto bella. Bakis, torna al gol dopo tantissimo tempo. Ma come si è bevuto la difesa, ragazzi, che in realtà lui ha un morale veramente a terra nella squadra, nonostante praticamente giochi tutte le partite. Io non ho capire. Va dentro per il pareggio del Alaves, che onestamente non ha meritato assolutamente questo gol. Non per essere di parte, ma insomma. Villalibre l'hanno vinta. Invece no. Non è detto. Ma vaffanculo.
vaffanculo, dai, ma vaffanculo. Che ladro, 1-1. Altro pareggio, ragazzi. Rimaniamo comunque imbattuti con una sconfitta sola. Ottenuta la prima partita di questo episodio, però è un po' poppy questo, eh. Intanto Haaland, miglior calciatore dell'anno, strano. Offerta per la nazionale della Ma vaffanculo, vai. Las Palmas sono primi. Ah, con una partita in più, adesso ha senso. 3 partite, ragazzi, alla fine di questo secondo episodio. È vero che tra il secondo e il terzo, ragazzi, ci sono 10 punti, insomma. Andorra, Malaga. Intanto Petscia va a 68. Sta cambiando un fottio quel terzino destro. Giochiamo in casa, sotto la pioggia. Che bella maglia che c'hanno. Tanta roba. Malaga, celebre nella storia del Milan per quel famoso gol di Mexes in rovesciata. Ma adesso c'è Bakis, che vuole rimettere tutto a posto, che vuole dire basta pareggi. L'Andorra deve tornare a vincere, e lo fa così, con un messaggio chiarissimo, aprendo subito le marcature. No, madonna, cosa ha preso il signor Samir Handanovic. E allora contropiede, Albanis, sterza, dentro, per il gol di Ivanov. Tutto parte da Samir Handanovic e finisce allo Zar di Macedonia. Ivanov per il gol del 2-0. Rumencastro dentro, benissimo. Finisce 2-0, risolta nel primo tempo con il gol delle due punte, Bakis e Ivanov. Nel secondo tempo poca roba, qualche occasione per l'Andorra, ma di poco conto, hanno fatto più tiri loro, la cosa mi preoccupa. Ivanov, ragazzi, è salito a 66, hanno ridowngradato Handanovic e per quanto riguarda gli altri siamo abbastanza fermi. Crescono veramente poco, ragazzi, mi aspettavo qualcosa di più, invece niente. Huesca, Andorra, sono ottavi in classifica, non possiamo giocare con la maglia rossa, dai, su. El Alcoraz, stadio con licenza. Nevica, ragazzi. Speriamo abbiano messo il pallone giallo, perché sennò, ragazzi, è un mortorio. Si capisce un cazzo. Meno male c'è il pallone giallo. Questa maglia dell'Huesca ricorda molto quella dell'Inter dell'ultimo anno di Ibra, quella con la croce rossa, che tra l'altro avevano sulla maglia una cosa che è nello stemma del Milan. Ma tranquilli, va tutto bene, quando lo fanno loro va bene. Comunque battiamo noi. No, cazzo, ho fatto. Rigore per l'Huesca. Primo rigore per Samir Handanovic, che dovrebbe... rosso. Di qua, gol. 1-0 per l'Huesca, segna Carrillo. E siamo anche in 10 uomini dopo 6 minuti. Bellissimo. Albanis dentro per Ivanov, al primo tiro dopo 35 minuti. Un assedio pazzesco da parte dell'Huesca, ma noi riusciamo al primo tiro a insaccare la palla in rete e c'è il pareggio dell'Andorra con Ivanov. L'assist del messicano Diego Lainez per lo Zar di Macedonia. Pareggio inaspettato. Roberto Pereira dentro, Caballero, il 2-1, un'incornata assurda del difensore messicano Roberto Pereira con la palla al bacio, la rete del 2-1. Che terzo tempo, come ha saltato, insacca il gol. 3-4, 2-1 senza paura, unico modo per difendere il risultato, giocare senza la punta. Ex Bayern Monaco, Vanner riceve rimbucata, l'ho messo COC, anzi sarebbe a T, però dettagli. Riceve la palla in profondità e non sbaglia davanti al portiere, il primo gol, ragazzi, ce l'ha fatta. Ha giocato la maggior parte delle partite da subentrante, anzi titolare, forse ne ha fatta una. Primo gol suo. Ancora Vanner, rimane lì, 4-1, Roberto
Pereira stava per fare la doppietta Vanne, ragazzi. In 10 uomini l'Andorra riesce comunque a buttare giù la corazzata Huesca, che fino al gol del pareggio era impensabile poter buttare giù, invece colpo dopo colpo. Modulo geniale trovato dall'allenatore, ovvero me, nelle vesti di Andrea Pirlo. E ancora Vanner, la doppietta del tedesco, 5-1. Ragazzi, ma messo a T è rottissimo. Io lo uso come esterno destro, ma è rottissimo, raga. Ibrahimovic, Vanner, al volo! 6-1. Ringrazia e c'è la tripletta del tedesco. 4 palloni toccati, 3 gol e un mezzo assist. Assurdo. Cosa sta facendo sto ragazzo? Tripletta in 21 minuti, ma io penso che sia record questo. Ibrahimovic, c'è anche il settimo, ragazzi. L'ho indovinata proprio sta partita. 7-1. Arion Ibrahimovic si unisce anche lui alla festa. Io penso sia la prima tripletta in assoluto di questa carriera di un nostro giocatore. E l'ha realizzata un giocatore che prima di oggi non aveva mai fatto un gol. Carrillo, la palla dentro per il gol del 7-2 di Obeng. Ma cosa esulti? Ma che cazzo di esultanza fai? Ma cosa esulti, zio? Ma cosa esulti? 7-2. Finisce qui. Vabbè, potevamo evitarlo il gol del 2-7, però va bene, dai. Ripaga per tutto quello che hanno fatto quando erano ancora 1-0, perché ci hanno evidentemente massacrato. 4 tentativi di Vanner, 3 gol, prima tripletta dell'anno dell'Andorra. La mette a segno proprio lui. Infatti 9 tiri a 9. Ha senso. Guardatelo, guardatelo il titolo dei giornali. Tripletta di Vanner, del cazzutissimo Vanner. Mica Marmol se ne va perché c'ha la clausola rescissoria. Mica lo sapevo. E se arriva al 31 dicembre, ultima partita di questo episodio, ce l'abbiamo abbastanza facile, dai. Sporting contro Andorra, dovremmo farcela, dai. 52 punti, stiamo macinando punti su punti, signori. Giocherà Allende e manderò in panchina. Anzi, faccio giocare Bombardò. Così, perché mi va. Altro stadio con licenza questo, mi pare di sì. Ora, nel prepartita non ho letto, oddio, forse no. Mi sa che lo stadio Neder questo. Devo verificare. Ah, il Municipal, ok. Potevo tranquillamente scegliere un'altra maglia, ma vabbè, dai. Le mie sviste solite. Bakis, Albanis, Bakis, sul primo palo. Non si prendono gol sul primo palo. 1-0, ancora il turco Bakis. Su assist di Albanis, sul primo palo. La infila lì, lui. Attenzione al gol di Schierdo. Se mandi Diego Lainez a coprire il primo palo, sei veramente un cazzo di genio, eh. Complimenti. Tanto me lo sentivo, immeritato, ma me lo sentivo. Lainez, Ivanov dentro per Bakis. Palo gol, subito kick off glitch, grazie. 2-1 per l'Andorra. Ci pensa Bakis su assist dello Zar a mettere la palla in buca d'angolo. Ancora lui, doppietta. Finisce 2-1, l'ultima partita di questo secondo episodio della carriera con l'Andorra. Finisce bene il 2022. Vittoria un po' stiracchiata, ma ragazzi, avremmo meritato sicuramente di più. Ma molto, molto, molto di più. Il gioco ci ha voluto complicare le cose. Potevamo vincere meglio, però. Si portano volentieri a casa tutti questi punti. Ragazzi, 14 tiri a 7, dai. Intanto abbiamo dei partenti che erano già previsti da prima. Caballero a 73, una buonissima notizia.
gli altri rimangono invariati. Capocannoniere indiscusso, ragazzi, Bakis con 18 gol in 22 partite, c'è una media pazzesca. Poi c'è Ivanov con 13, Albanis con 9, Pereira con 7, Marczak con 5, Lenes, Vanner e Ibrahimovic 3, Caballero, Farrell 1. I re degli assist sono Ivanov e Bakis con 11. Ragazzi, ma c'è Tatarusanu svincolato, io per il meme lo voglio. Io lo voglio Tatarusanu! Per 2 anni! Chiedevi lo stipendio, ma prendiamolo, ragazzi. Ma sì, ma chi se ne frega? Ok, un 76, mica male. Oh, diversi prestiti finiti. Ratti se n'è andato. Morer richiamato, Bundu richiamato. Che bello. E premio allenatore del mese, giustamente. Oh, com'è pulita sta rosa, che bello. Allora, con tutta onestà, ragazzi, mi aspettavo un miglior upgrade dei miei giocatori. Invece alla fine giusto 2 o 3 hanno migliorato il proprio overall. Mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto in vista della prossima stagione che va fatto il salto di qualità. E soprattutto bisogna evitare la retrocessione quando andremo a giocare, spero, in Liga. E ragazzi, però non posso dirvi altro. La stagione deve andare avanti, deve finire. E poi ci sarà il passaggio su eSports FC 24, che lì ce la godremo. Ragazzi, grazie alla visione. Bacione, ci vediamo alla prossima. Date tutto, statemi bene. Il prossimo episodio faremo gennaio, febbraio e marzo, dove inizierà anche la Coppa di Spagna. Saluto.